vediamo. Ok, siamo qui con Walter Miglio, quarantenne d'assalto, quasi 41enne. Raccontaci questa tua stagione dove hai fatto un ulteriore salto di qualità, specialmente in questa fase dell'anno ti troviamo spesso in cima alle classifiche. Sì, diciamo che ho fatto una preparazione per la maratona di Salso Maggiore, che l'ho fatto nel salso delle... Com'è andata? Sotto le 3, mi sono 3-5. Ah, mannaggia, sei saltato. Avrei fatto proprio gli ultimi chilometri. Salso è una maratona che è insidiosa perché nella prima parte ti invita a correre. Bravissimo, c'è la discesa, discesina leggera. Se ti può confortare, io ho fatto, anch'io ho fatto Salso, ho fatto la prima parte in 1:23. Poi ho chiuso in 3 ore niente. Ho fatto 1:29. Anche tu eri già stato più saggio di me. Sì, poi alla fine ho accusato. Esatto, ma anche tu sei un atleta da gare più brevi e più e più esatto, preferisco quelle ritmi violenti subito, esatto, partisco un po', preferisco i saliscendi, tutti quei tortici, la panoramica, quelle gare lì più. Vediamo quest'anno qual è la gara che ricordi più volentieri, dove pensi di esserti espresso al meglio, al di là del piazzamento, quello che ti ha lasciato più soddisfatto. Forse a Bastia, quella Bastia. Sì, la conosco. Bella perché parte, vabbè, in discesa subito, poi con la salita terrificante, poi c'era anche caldo lì. Nonostante in primavera, quando è d'estate, estate. Caldissimo, però arrivi e... Come sei arrivato? Raccontaci un po'. Lì ero arrivato secondo, ormai secondo, quest'anno terzo, spesso sul podio, ti abbiamo visto. Oggi, secondo Greg e terzo io. Bravo. La salita comunque, me la ricordo, poi mi è piaciuta quella gara lì. È la gara che ricordi di più quest'anno? Sì. Sei riuscito a centrare qualche vittoria anche quest'anno? La tua prima vittoria? Quella individuale lì, ecco. A sabato scorso. Bravo, a Isola del Cantone. Infatti, sì, benissimo, è sempre una soddisfazione, un bel percorso. Io spesso ho partecipato in coppia con la Silvia. Sì. Mi piace. Pronto, scrivia. Fai la staffetta individuale, sì. Io ero da solo, ho fatto quella lì. Bravo. E ho vinto e sono contento. Ecco. Con un buon tempo, che tempo? Tempo ho fatto 25, bene. 25-40 mi sembra. Una buona gara. Siete partiti contestualmente alla gara della staffetta? Con la staffetta, sì. Bravo. Siamo andati assieme, mi sono regolato con quelli. Con chi eri? Vicino a chi eri? Vicino, non me lo ricordo esattamente come si chiama quella gara. Per l'indomani ho fatto Valtor Bella. Sì, sto facendo, come tu ben sai, la Valtor Bella mi ricordo perché sono venuto a fare le foto. Bravo, ho visto battagliare in cima alla salita. Poi sì, con Barbieri abbiamo battagliato per ti davo sul podio, lì mi sei scivolato sul finale. Ho accusato le gare precedenti. Un po' il giorno prima, perché sabato pomeriggio. È molto impegnativa poi, muscolarmente. Parti che comunque sei fresco, perché hai ancora la cosa del pomeriggio prima. Sì. Però poi... Sul discesone, dov'è che ti hanno staccato? Beh, Barbieri è un gran discesista. Barbieri è andato su bene in discesa, anzi l'ho ripreso. Ah, bravo. E l'ho ripreso che era leggermente avanti. Poi abbiamo fatto gli ultimi 2 chilometri assieme e gli ultimi 100 metri ha avuto quello scatto in più, quella brillantezza che non avevo io. Comunque ha meritato il terzo posto. Sei ormai, diciamo, leader della tua... società, direi, della Gaudi. Persone da non sottovalutare, che è molto forte. Chi? Persone Michele, che comunque ha fatto un... Ah, hai ragione, scusami, è vero, perdonami. Bruzzone è un autentico fuori classe, solo che fa gare fuori da Genova, perché fuori, è un ferroviere e lui ha una dimensione assoluta, nazionale, fa dei, credo, 1:13, 1:12 sulla mezza, dei tempi straordinari. Ti ringrazio per averlo ricordato. È un atleta e poi ci sei te, sì, sotto la guida della splendida Giulia. Sì, grandissima. Sì, e già che siamo con te vale la pena ricordare anche tutto l'ottimo lavoro che altri ragazzi della tua società come Campanella fanno a contorno di tutte le gare organizzate da voi, degli ottimi servizi fotografici, degli ottimi video, Campanella e poi anche quel ragazzino, la promettente che ha fatto anche le foto l'ultima volta, mi perdonatemi che non mi viene il nome, però
lui, sì. Davvero, già che abbiamo te della GAO, vale la pena ringraziare la vostra società per questi ottimi lavori che fa sempre a corollario delle gare che organizzate. E infatti anche prima della gara dell'Acquedotto c'è il video che presentano come molto bravi, siete eccezionali, perché già durante, a fine gara, si può vedere le sequenze subito salienti. Davvero è un lavoro unico, la proiezione subito del video, e quindi davvero meritate tutti i complimenti, eccetera. Tu sei un atleta già da anni sui vertici, quest'anno un'ulteriore con la maturità che battagliamo, che siamo sempre vicini, poi insomma ti conosco bene. E quindi vai, il tuo prossimo obiettivo, così carpisco un po'. Gli obiettivi sono, guarda, vorrei fare sotto l'1.20, 1.30. Vabbè, ma certamente, dai, mi devi raggiungere sull'1.17. Sì, magari piano piano. Poi vedrai che il prossimo anno vedrai che, certo, no, non è facile. No, poi sulle mezze bisogna farne un pochino per abituarsi a distanza. Il mio obiettivo è quello ora. Sì. E poi vai più avanti con più di esperienza la maratona sotto le tracce. Ci sfidiamo, ma quando siamo vecchi abbiamo tempo, sai che la maratona, eccetera. Poi raggiungiamo il nostro altro amico Enzo Schiamarcia, che ora ha fatto anche lui un ulteriore salto di qualità. Ma noi aspettiamo di invecchiare ancora un po' e poi lo proviamo a raggiungerlo anche sulla maratona. No, non è facile, sta facendo però dei grandissimi. Siamo sempre un terzetto molto compatto. Esatto, ci siamo divertiti molto e sicuramente potremo fare ancora tante gare insieme, aiutarci. Ed è una bella rivalità tra noi, perché ci vediamo sempre. Sono contento di averti trovato qui, essere riuscito a intervistarti. L'altra volta, scorrendo un po' tutte le mie interviste, dicevo mi manca Walter, ora devo tenerlo, eccetera. Prossima gara dove ti vediamo? Sono deciso domenica se fare 9 la mezza. Beh, potresti farla, tanto per cominciare a assaggiare. Bella gara, i quattro boschi. Sono belle tutte e due. Tecnicamente i quattro boschi è una gara che si addice molto per le tue caratteristiche. Però sull'obiettivo la mezza, 9 vale la pena per una mezza dove potrai già stare tranquillamente col tuo valore attuale, tranquillamente sotto l'1.20. Se provi 9 sicuramente ce l'hai nelle gambe. Può darsi che la faccio, vediamo un attimino, decido una settimana. E poi al Monte Gazzo? Salita, no? Poi mi sembra che c'è la Straleva per quel giorno. Vai alla Straleva, un'altra bella gara che c'è anche la discesa. Vado alla Straleva, quella lì la faccio sempre, mi piace. Bella, sì. Walter, complimenti per questa tua splendida stagione e anche per la tua costanza nei risultati, anche tu sempre presente alle gare e sei sempre un avversario temibile e col quale è bello battagliare. Ciao Walter, complimenti, alla prossima.